Ciao, sono Rosalba Cavarretta, insegnante 2.0. In questo breve video ti illustrerò la mia unità di apprendimento didattica 2A.3, che riguarda l'area motoria di una terza classe, il cui traguardo è quello di essere consapevoli delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti. Il titolo è Crescere forti in movimento, proprio perché il movimento è vita e serve per la vita. Passiamo ora all'illustrazione della scheda. Andiamo a individuare il bisogno e quindi a capire la necessità del momento. In questo momento il bisogno viene identificato nell'evoluzione della propria motricità, entrando in relazione con se stesso, gli altri e il mondo circostante. Vado a definire l'obiettivo formativo, cioè l'aspetto educativo, collegato al bisogno individuato. Nel mio caso è quello di insegnare ai giovani il rispetto per se stessi e la conoscenza dei propri limiti, per poter affrontare i piccoli grandi ostacoli che la vita pone davanti al cammino di ogni essere umano. Qui è necessario fissare uno standard di apprendimento, cioè la soglia accettabile per determinare il possesso di una competenza. Nel mio caso è quello di padroneggiare azioni motorie utilizzando informazioni date. Seguono gli obiettivi di apprendimento che riguardano conoscenze, abilità e competenze tipici della disciplina. Per le conoscenze abbiamo conoscere le principali caratteristiche della forza e della flessibilità e conoscere le principali caratteristiche della resistenza. Per quanto riguarda le abilità, praticare attività di movimento per migliorare la forza e la flessibilità e praticare attività di movimento per migliorare la resistenza. La competenza o apprendimento unitario è quella che l'alunno ricerca la migliore prestazione per ottenere il massimo rendimento. Si definiscono poi i contenuti e le attività. Per quanto riguarda i contenuti abbiamo le capacità condizionali, l'allenamento sportivo e il circuit training. Per quanto riguarda le attività ho pensato di proporre un allenamento specifico per ognuna delle capacità condizionali. Vediamolo insieme. Ecco qua. Esercizi per migliorare la forza, in questo caso delle gambe, forza e quindi potenziamento dei muscoli addominali, potenziamento dei muscoli delle braccia, potenziamento dei muscoli dorsali, quindi migliorare la resistenza, quindi esercitarsi, esercitazioni per migliorare la resistenza, esercitare la velocità, e migliorare la flessibilità. Per quanto riguarda le metodologie, utilizzerò lavoro individuale e di gruppo, mappe concettuali, vediamo insieme, ecco qua, per esempio, capacità condizionali, mappa forza rapida, rapidità, oppure circuit training, ok, lezioni in PowerPoint, per esempio la forza, ecco qua, ok, e lezioni in video, che potrai sicuramente trovare nei contenuti digitali del tuo libro di testo. Vediamo insieme un esempio. Ok, per esempio che cos'è la forza. Le capacità motorie si basano sull'efficienza dei muscoli e degli apparati e sono forza, velocità, resistenza e mobilità articolare. Ok, ritorniamo. Infine si passa alla verifica e valutazione. Per la verifica iniziale mi sono basata su un'attenta osservazione dell'esecuzione degli esercizi proposti in merito alle abilità motorie possedute. I risultati di questa osservazione saranno registrati nella scheda che ora ti illustrerò. Ok, percorre una distanza di 1000 metri, portare le braccia all'indietro e fare toccare le due mani e seguire 10 piegamenti. Per la valutazione del processo mi servirò di osservazioni sistematiche con rubrica. Vediamo insieme.
Ecco qua, la valutazione del processo non è altro che l'osservazione del modo con cui l'alunno partecipa alle attività e quindi come si relaziona con i compagni, se rispetta le regole, se è dotato di autocontrollo e se si impegna nelle attività. Per la valutazione del prodotto mi servirò di un compito di realtà che riguarda progettare un personale piano di allenamento. Vediamo un esempio. Ok, per esempio cartella D, essendo appunto un lavoro personalizzato, la mia proposta di allenamento, le varie sedute con le altre schede appunto che riguardano i vari esercizi, questi sono i test d'ingresso e poi gli esercizi scelti. Ok, nella valutazione del prodotto mi servirò di una scheda, ecco qua, dove non ho fatto altro che stabilire i livelli di competenza in base alle prestazioni partendo dallo standard iniziale e poi definisco i vari livelli, quindi livello 1 se si avvicina possiede lo standard stabilito, livello 2 se possiede pienamente o supera lo standard stabilito, livello 3 se supera pienamente o eccelle lo standard stabilito. Infine l'autovalutazione dell'apprendimento e l'autovalutazione dell'insegnamento. L'autovalutazione dell'apprendimento servirà all'alunno a ripensare all'iter percorso per prendere consapevolezza dei propri livelli di sapere e di saper fare, al fine di modificare comportamenti e responsabilità, dunque il saper essere, che lo aiutano a migliorare i propri apprendimenti. Vediamo la scheda. Ecco qua, passerà a rispondere alle domande con una X. Per concludere, come già fatto notare nella precedente unità di apprendimento, in ogni UA ci sarà sia l'autovalutazione dell'apprendimento che quello dell'insegnamento, altrettanto importante per ottenere efficaci esiti formativi degli alunni. A questo proposito, per rendere il lavoro dell'insegnante più agevole e pratico, ho pensato di seguire uno schema che di volta in volta sarà completato con i nuovi argomenti. Vediamo il questionario di autovalutazione dell'insegnante. Autovalutazione e insegnamento. Per queste le domande che ogni insegnante credo debba porsi alla fine del percorso svolto, dopodiché effettuerà le relative conclusioni per predisporre eventuali attività alternative per il recupero degli apprendimenti. Ok. Spero che il video sia stato interessante, in ogni caso per ulteriori chiarimenti fai clic sui commenti oppure mandami il tuo nome e la tua mail al mio indirizzo di posta elettronica per ricevere il materiale che ho appena illustrato. Alla prossima, ciao!